Buongiorno a tutti! Mi vedete struccata e indecente perché in questo video farò con voi il test di questa maschera togli punti neri. L'ho acquistata su un sito cinese. Praticamente ho visto un video online di una ragazza orientale. Metteva sul naso questa crema nera, toglieva via e uscivano tutti i punti neri. Quindi mi sono messa a fare una ricerca e sono riuscita a trovare un negozio online che la vendesse, ma poi mi sono resa conto che conto che la vendono un po' tutti questi negozietti cinesi. Il prezzo è di 5 € con 1 € di spese spedizione, 50 ml di prodotto. È arrivata dopo circa 3 settimane dall'acquisto, fortunatamente senza blocco doganale. Gli ingredienti, inutile dire che non sono buoni, nel senso che c'è qualche ingrediente proprio rosso, però voglio dire, se funziona una volta al mese come pulizia proprio del naso, ci sta. Come uso dice di lavare per bene l'area dove dobbiamo applicare la maschera, tranne appunto quella delle sopracciglia, occhi e labbra. E bisogna applicarla e lasciare in posa dai 20 ai 30 minuti e poi dopo bisogna applicare un tonico. Ho deciso di non applicarla su tutto il viso per il semplice motivo che io ho alcune zone molto sensibili perché ho un poco di couperose, quindi l'INCI non è buono, non sono creme controllatissime, quindi non voglio inguaiarmi, quindi vado solo sul naso. Ora ho deterso il viso, applicato anche un po' di acqua di rosa, di tonico e ho rifatto questa cosa per 3 volte perché inizialmente mi sono resa conto che non usciva un bel niente da questa cartina, no? E ho capito dove sbagliavo. Insomma, bisogna fare uno strato bello doppio di questo prodotto, sia sul naso, sul mento. Non vi consiglio di farlo dappertutto sul viso, perché quando andate a tirarlo vi fa tipo ceretta, quindi se avete anche dei peletti non ve lo consiglio assolutamente, tira tutti i peletti. E sul viso, ad esempio, come potete vedere, io ho una pelle comunque molto sensibile, quindi io qui non voglio farmi male, quindi l'ho fatto sul naso, sul mento, che adesso è portabilissimo, questa sorta di strappo. Ho fatto la prova del 9, questa volta ho spremuto un pochino. In alcune zone purtroppo non ha funzionato perché comunque è come se lo strato non fosse stato spesso dappertutto. Insomma, è un po' complicata da fare, però con un po' di pazienza secondo me si prende la mano. La promuovo, cioè la promuovo perché una volta alla settimana, anche una volta ogni 2 settimane, la pulizia profonda va fatta. E devo dire che questo sul naso e sul mento mi è piaciuta. Fatemi sapere se anche voi l'avete provata, se siete incuriosite di provarla. Se la proverete, voglio qua sotto un commento sul vostro metodo, perché così riesco un attimino anche a capire meglio come applicarla. È tutto, un bacione e alla prossima. Ciao!